Buongiorno, ci troviamo oggi in una nuova intervista di presentazione del Forum PA 2020, in questa nostra Road to Forum PA 2020, questa nostra strada che prepara questa grande manifestazione che apre il 6 luglio. Oggi incontriamo Linda Laura Sabadini. Linda Laura Sabadini è direttrice centrale Istat e da sempre ha una storia professionale bellissima, interessante, che non posso fare a tempo a raccontare adesso, se no ci perderemo tutta l'intervista. E poi lei è una persona schiva in questo senso, che comunque ha portato in Italia una cosa che non c'era prima, cioè l'attenzione alle statistiche di genere, e l'ha coniugata con una grande attenzione alle statistiche sociali. Quindi questo è quello che ha sempre fatto nella vita, è quello che fa adesso, ed è anche la ragione per cui nella comitato, commissione, come volete, Colao, cioè quel gruppo di lavoro di persone che sono state chiamate a immaginare che cosa possa essere le misure più importanti per il rilancio del paese, è stata chiamata a riflettere sulle azioni in generale economiche e sociali per il paese, in particolare con un'ottica e una sensibilità al sociale e alla lotta alle diseguaglianze di tutti i tipi, di cui in questo momento le diseguaglianze di genere sono certamente tra quelle che penalizzano più questo paese, con un numero di lavoratrici così inferiore a quello della media europea e quindi con un bacino di produttività che non riusciamo a utilizzare. Ma non sono io che devo parlare. Linda Laura, grazie intanto di essere qui. La prima domanda che ti faccio è: ti sei trovata in una commissione che aveva un compito complesso, con un punto di vista che era molto particolare, cioè il tuo punto di vista? C'erano ingegneri, c'erano detto economisti, il tuo punto di vista così, di attenzione alla diseguaglianza, ma sulla base dei numeri, cosa che questo paese non è abituato a fare, certamente ti ha messo in una posizione un po' particolare. Raccontaci un po' questa esperienza e poi cerchiamo di entrare un po' più in dettaglio su quali sono state le misure previste e l'impatto che ha avuto la pandemia e sulla parte più fragile della nostra popolazione. Allora, intanto quello che va detto è che è stata un'esperienza molto intensa, anche perché è fortemente concentrata, no? Come numero di giorni concreto, e molto bella perché ha messo praticamente in interazione personalità di rilievo, di estrazione completamente diversa. Quindi un primo problema fondamentale che avevamo era quello di riuscire anche in qualche modo a ritrovarci nei linguaggi delle differenti discipline. Però su questo avevamo un coordinatore molto, molto forte che in qualche modo Certo. ha aiutato tutti su una cosa fondamentale, la concretezza. Cioè, tutti dovevamo aver chiaro che nel momento in cui analizzavamo gli aspetti, non si trattava di fare petizioni di principio, ma cercare di dare un contributo al paese nel senso di proporre misure concrete che potessero aiutare a sciogliere dei nodi strutturali, dei nodi critici, un po' strutturali che venivano da lontano, ma un po' anche causati concretamente da quello che è successo con il Covid e con tutte le conseguenze. Visto da un punto di vista diciamo, dell'ottica di genere, diciamo che il balzo e l'approccio è stato molto importante, quello che è uscito. Se ci guardiamo alle spalle, noi arrivavamo al Covid in una situazione particolarmente critica delle donne. Sembrerebbe essere stata più critica quella degli uomini, perché nella crisi chi ha perso di più occupazione sono stati gli uomini e diciamo che alla vigilia del Covid ancora non avevano recuperato il numero di occupati persi. Le donne invece l'avevano recuperato un po' di più e avevano superato i livelli del 2007. Il problema è che comunque il nostro livello di occupazione è bassissimo. Siamo penultimi, prima solo della Grecia. Non arriviamo ancora al Come occupazione 50% femminile? come occupazione femminile. Siamo proprio penultimi. Non arrivavamo ancora al 50%. Mentre la media europea. Enormemente più alta, poi non parliamo se ci mettiamo
in confronto con i paesi nordici o anche solo con la Germania e con... Però la cosa che è stata grave è che in tutto questo periodo, se anche hanno retto di più da un punto di vista quantitativo, la qualità del lavoro delle donne è molto peggiorata. Perché quello che è successo è che è aumentato il part-time involontario, quindi noi ci siamo avvicinati ai livelli di part-time europei, però sull'involontario il 60% del part-time e anche di più non è scelto dalle donne, quindi non è il part-time per la conciliazione dei tempi di vita e sono aumentate le forme precarie. Le donne sono di più tra gli irregolari, cioè il problema serio che c'è stato è che non solo non siamo riusciti a crescere adeguatamente come anche dopo, anche con l'uscita dalla recessione, con livelli di occupazione femminili accettabili, ma siamo a un punto che è un punto ancora critico. Arriva la crisi Covid. E la crisi Covid arriva e ci porta secchi in 2 mesi 400.000 occupati in meno. Ma di questi 400.000 occupati in meno, la parte che viene più colpita, a differenza di tutte le crisi precedenti, sono state le donne. E questo è un motivo. Perché? La crisi degli inizi degli anni 90, la caduta dell'occupazione nel 2009, la caduta nel 2013 aveva riguardato più uomini perché il cuore era l'industria, l'industria e costruzione, dove più stavano uomini. Mentre invece adesso noi ci ritroviamo che quelle parti, diciamo, sono un po' più tutelate dalla cassa integrazione, eccetera. La parte del turismo, la parte della ristorazione, la parte degli alberghi e così via, cioè quelli che sono più aggrediti da questa crisi in questo momento e meno tutelati dalle misure, sono proprio i servizi dove le donne stanno di più. Ma come stanno le donne in quei servizi? Stanno di più come precarie e come irregolari. Perché questi settori sono ad alta concentrazione di lavoro irregolare e il lavoro irregolare è difficile da, come dire, proteggere da un punto di vista di misure del governo. Senti, con la commissione io ho molto apprezzato, ma anche mi sono molto stupito che tra i tre assi di rafforzamento, quindi proprio il cuore. Sono certo che insomma, ci hai messo del tuo, ma insomma, ci fosse il tema della parità di genere, fosse insieme alla rivoluzione verde e alla digitalizzazione e all'innovazione, avessi messo come proprio cuore dell'intervento un tema che è stato sempre considerato di nicchia. Quante cose abbiamo, quanti convegni abbiamo fatto insieme, ci siamo sempre trovati in donne in platea che parlavano di loro stesse. Poca attenzione della politica, poca attenzione diciamo così, dell'economia a questo tema. Qui vedo invece che c'è questa centralità. In che modo siete riusciti, sicuramente non solo te, ma certamente ci hai messo del tuo, siete riusciti a far mettere questo tema come uno dei temi centrali? Perché questo forse è una delle novità maggiori di questo, dal mio punto di vista, novità maggiori di questo rapporto. Io sono d'accordo con te, secondo me è stato poco, se vuoi, sei uno dei pochi che poi lo Anche centra perché e lo tanti ne vede. parlano, ma non tanti l'hanno letto. Ecco, vi Forse può consiglierei di essere, leggerlo perché vale la pena almeno le 45 pagine del rapporto. Se non volete leggere tutte le 120 delle schede, vale la pena di leggerlo. sono molto contenta di questo risultato perché dà veramente forza questo tema. Allora, il problema è non vedere le donne come svantaggiate. Il problema è capire che puntare sulle donne e sul balzo della forza femminile al servizio del paese è veramente una chiave per la crescita. E quindi, ovviamente è chiaro che c'è stato il contributo delle donne forte della commissione perché questa cosa fosse messa al centro, però alla fine è stata colta e capita profondamente perché è una cosa che veramente può servire al paese.
Allora, il problema qual è? Che noi siamo gli unici tra i paesi avanzati in cui mai sono state aggredite alcune questioni centrali che riguardano poi lo schiacciamento delle donne e la non valorizzazione, e cioè il sovraccarico di lavoro di cura che sta sulle spalle delle donne è sempre stato un grosso macigno che ha portato a interrompere il lavoro da parte delle donne, a trovarsi svantaggiato nei processi di carriera e quindi ad arrivare a certi livelli. Però per rompere questo, tu devi aggredire il problema, devi redistribuire questo carico di ore in più nella coppia e nella società. Sembra banale, però altri paesi l'hanno fatto. Nei paesi nordici si è partito dagli anni 50, in un paese come la Germania l'ha fatto von der Leyen, in un paese come la Francia è stato fatto, in Italia mai si è messa mano a questa cosa. Allora, dire che ci vuole il piano dei nidi che vada a coprire la maggioranza dei bambini porta a ridurre la disuguaglianza tra i bambini, perché si sa che Certo. chi fa il nido alla fine riesce meglio a scuola nel suo Riesce a percorso essere, ormai scolastico abbiamo dopo, talmente e tanti noi dati su sappiamo che questo. proprio i bambini svantaggiati non fanno il nido e quindi questo è già un problema, però ci devi investire. Ci abbiamo mai investito su questo? No. Dire che dobbiamo fare in modo che i padri assumano di più questo ruolo è un po' di spinta dei padri, c'è soprattutto nelle generazioni più giovani, ma allora vogliamo mettere queste misure che li facilitino, che diano la possibilità a questi padri a stare con i loro figli veramente e magari non solo vicini quando ci sta la madre, ma soprattutto a farsene carico direttamente. Quindi a usare altre forme di congedi di paternità o parentali che gli permettano di farlo, solo per fare due esempi. Ma c'è un punto su cui siamo chiarissimi come Comitato Colao, la battaglia contro gli stereotipi. Ci sono una lista di misure che possono essere fatte subito, Certo. anche alcune non con costi esorbitanti. Quindi l'educazione finanziaria, aggiungere un budget specifico per le donne che sappiamo essere più indietro, L'educazione esterna, il costo dove siamo. l'educazione STEM, che ovviamente cose che sono state fatte ma vanno potenziate, i libri di testo che sono sconcertanti, nelle scuole elementari ci stanno ancora cose e persino il cognome. Dare al bambino automaticamente il cognome del padre e la madre, salvo decisione diversa dei genitori. Ma quello è il più grande stereotipo che c'è e che la stessa Corte Costituzionale ci ha detto essere effetto del patriarcato. Cosa ci costa? Sono decenni che si combatte. Cosa ci costa? I Il cambio di pregiudizi. mente, il Il cambio di mente. cambio di mente, allora noi più puntiamo su queste cose, più agiamo su un cambio culturale che è generale, che deve attraversare il paese. Questa è vera innovazione e innovazione sociale. E io penso che si sia capito questo e il programma è importante, ci sono tante altre cose che non c'è Senti, tempo di Laura. dire, però leggetevelo, vi prego, perché io sento tanta gente, hai Sì. ragione, che magari Ne parla, la critica. critica non l'ho Perché letto, chiaramente non critica, l'ho sì, letto. però non è detto che questo non è neanche un piano, un programma. Non è detto che uno debba essere d'accordo su tutto, ma credetemi, ci sono intere parti di grandissimo interesse che possono essere Senti, utili. un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto, un'ultima domanda. Quanto sei ottimista? Cioè, io ti conosco, quindi sei una persona basata ottimista di natura, fattiva e ottimista di natura, basa l'ottimismo però sui fatti, perché tutta la tua vita è stata analizzare i fatti, per cui insomma non neanche sui sogni, sui fatti. Ecco, in questo momento le lezioni apprese, tante ne avremmo dovute prendere, tu pensi possano servirci per il futuro? Cosa ci portiamo adesso? Nei prossimi 2 o 3 anni, per far sì di non avere, come si dice, se volete, con un luogo comune ormai quasi abusato, per non sprecare la crisi, che cosa ci portiamo a casa?
le cose più importanti in un minuto. In un minuto. In un minuto proprio. Allora, uno, ci portiamo a casa un paese coeso. È un paese che ha reagito in modo molto unito a questa forte crisi del Covid. Non lo era prima. È vero che non abbiamo avuto disgregazione sociale, però questo è un tesoretto, cioè questo fatto che il paese è rimasto coeso tutti insieme di fronte alla grande paura, però è rimasto coeso. Noi questa coesione la dobbiamo garantire il più possibile. Ora il rischio che ci sia la disgregazione sociale per la grave crisi che sta arrivando. Quindi questa deve essere una delle priorità, però nello stesso tempo ci dobbiamo dare strumenti, per esempio anche rafforzando il terzo settore, eccetera, per fare in modo che questa coesione che si era conquistata non si trasformi in paese di guerra tra poveri. Secondo elemento fondamentale, puntare sull'innovazione seriamente, cioè adesso è per la prima volta abbiamo la possibilità di dare una svolta, sia in termini di innovazione sociale, sia in termini di innovazione economica. E qua un capisaldo fondamentale è quanto la PA riuscirà ad agire come forza per l'innovazione, perché la PA deve servire a costruire un ponte tra cittadini e PA. Deve servire a questo e non riesce ad esserlo. È paralizzata, ha bisogno di sbloccare tutta la burocratizzazione che si è venuta a incrostare, a rompere con le logiche di, come dire, di burocrazia difensiva, come l'hai chiamata benissimo tu, quando ne hai cominciato a parlare. Ci sono misure che devono essere prese subito per sbloccare tutta quell'attività che nel paese è rimasta bloccata per tanto tempo. Grazie. Terzo, Ah, dimmi, formazione. formazione. Terzo, perché il secondo, l'innovazione, non ci riusciremo mai se non punteremo seriamente su formazione e conoscenza. E qui il problema è serissimo, siamo in fondo. Qui Ho visto. neanche penultimi, Hai visto il siamo decimo, in ultimo, fondo. capitale sociale, Sì. siamo Esatto, capitale umano, siamo al 28° posto su 28. siamo gli ultimi. Questa cosa è uno scandalo, si può agire anche qui e questo è fondamentale per la riduzione delle disuguaglianze. È ora di farlo. Grazie Linda, tre cose quindi ci portiamo a casa: coesione, innovazione e formazione saranno anche alla base del nostro forum PA che si apre appunto il 6 di luglio e saranno alla base anche di una serie di confronti con tutti gli attori più importanti. Abbiamo voluto precedere questo momento con una chiacchierata con Linda Laura perché come sempre Linda Laura Sabbadini ci aiuta a vedere i fatti con grande entusiasmo ma anche con grande aderenza a quello che effettivamente sta succedendo. Grazie. Grazie a voi.